Un tocco di Amarcord, dei richiami piuttosto evidenti al passato, le berchette vincenti degli anni 50, tanta tecnologia di oggi e soprattutto tanta cavalleria. Shakerate sapientemente il tutto ed otterrete Monza SP1 e SP2 a seconda dell'allestimento, se con un solo passeggero o per due passeggeri. Insomma, con queste vetture Ferrari sembra aver segnato un nuovo corso stilistico parallelo della propria produzione, dedicato alla rivisitazione di alcuni modelli del passato o quantomeno che si ispira a delle linee retro. Vedremo se sarà l'inizio poi di una lunga serie di modelli. Il richiamo al passato è evidente, ma questa Monza SP1 ed SP2 è una barchetta a tutti gli effetti, quindi portiere davvero ridotte all'osso, nemmeno la traccia di una capote, ma soprattutto nemmeno la traccia del parabrezza come era una volta, e questo al giorno d'oggi fa la differenza perché le velocità sono diverse. Nessun problema però per gli ingegneri del Cavallino, perché hanno trovato soluzioni davvero importanti, davvero ingegnose per deviare i flussi d'aria. Ma veniamo adesso ai dati tecnici o alle prestazioni di questa vettura, che di per sé sono emozionanti solo ad elencarli. Parliamo del 12 cilindri AV, 6.5 la cilindrata, 810 cavalli la potenza massima per oltre 700 Nm. Scatto 0-100 in 2.8 secondi e si sorpassano tranquillamente in agilità i 300 km/h. Fanno parte della categoria peso piuma, perché si parla di 1500 kg poco più per la versione due posti. Verranno prodotte in 499 esemplari e il costo modico di 1.600.000 euro.